a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dada-chan. L'argomento di oggi sarà... Konnichiwa everyone, qui è Dada-chan. Benvenuti in questo nuovo video. Allora, innanzitutto vorrei presentarmi. Come ho appena detto, sono Dada-chan e il mio canale tratta delle recensioni, impressioni e critiche su manga e libri in particolare, quindi sulle mie letture, perché sono un'accanita lettrice di queste tipologie, soprattutto dei manga, da quando sono piccina. Oltre a questo ritroverete degli altri video inerenti più o meno a queste categorie che vi ho citato e in particolare anche dei video dedicati al mio lato disegnativo, in quanto io disegno da quando ho memoria, praticamente soprattutto manga, e quindi nel mio canale ritroverete degli speed painting il più delle volte, o comunque sia più avanti anche dei tutorial sul disegno, gli strumenti che utilizzo, insomma un pochino a 360 gradi le mie passioni. Vorrei ringraziare SailorMoonWorld.it perché mi ha dato la possibilità di realizzare questo video e quindi di rispondere a delle domande su Sailor Moon. Iniziamo! Allora, prima domanda: qual è il tuo primo ricordo legato alla serie? Allora, diciamo che Sailor Moon l'ho visto per la prima volta in televisione quando ero piccola, andavo in seconda elementare e credo fosse stata la prima trasmissione televisiva in Italia, e lo avevo trovato in televisione girando i canali, facendo zapping sul momento, e ho iniziato a vederlo e appunto piano piano me ne sono innamorata. E ricordo benissimo anche qual era l'episodio, era della prima stagione, Vedo e Prevedo, mi sembra fosse il secondo episodio, quello legato alla chiaroveggenza. E da là è nato tutto, appunto, che altro dire? Mentre dal punto di vista del manga posso dire che il primo ricordo che ho di Sailor Moon è stato proprio quando ho acquistato il primo che ho visto, appunto, che mi ricordava l'anime in un certo senso, perché prima di vedere l'anime non andavo dal giornalaio a cercare cose di Sailor Moon, ecco appunto. E quindi il primo ricordo che ho del manga è proprio questo, il numero 5, pensate, uscito tantissimi anni fa, questo è del 95 e costava 3.000 lire, cioè pensate, adesso ormai è distrutto, cioè vedete in che condizioni è. Però questo è sicuramente il primo ricordo che ho di Sailor Moon dal punto di vista del manga. E io l'ho distrutto questo fumetto, perché poi ho iniziato a comprare gli altri, ma l'ho distrutto, direte voi, cioè adesso guardate questo, inorridite, perché cioè io lo coloravo, cioè guardate, io credevo che questi fumetti non erano fumetti perché non sapevo cos'erano i fumetti al tempo e pensavo che erano dei giornalini da colorare e quindi vedevo Usagi e io la coloravo con le matite, cioè sì, lo so, è distrutto, è una cosa ignobile, però io ero una bambina, pensate, quindi anche per questo sono stata molto molto felice quando è riuscita la ristampa pochi anni fa, così l'ho potuto completare, diciamo, in condizioni da collezionista, appunto, e non così consunto e distrutto. E quindi questo è il primo ricordo legato al manga. Seconda domanda: qual è il tuo personaggio preferito? Sì, lo so, mi odierete tutti per questo, perché forse sono l'unica che ha questa, diciamo, preferenza, però io adoro Chibiusa, dite quello che volete, cioè io la adoro, non capisco, anzi non capisco perché molti lo odiano, perché soprattutto nel manga non è così odiosa come dicono, quindi non lo so, è così carina, pucciosa, tutta rosa, io non lo so, a me piace tantissimo. Poi tra le altre preferenze vi posso dire ovviamente Sailor Moon, Usagi, Sailor Venus mi piace tantissimo, ma anche Chibi Chibi o anche Sailor Saturn, insomma ce ne sono tante, però soprattutto Chibiusa. Domanda numero 3: qual è la tua stagione preferita? Allora, come molti dicono, in questo caso è assolutamente la terza. La terza per me è stata veramente bellissima, ben costruita, misteriosa
non lo so, ha qualcosa in più secondo me rispetto alle altre stagioni. Ci deve essere un motivo se viene più apprezzata quella di tante altre, insomma, diciamocelo. Non solo perché escono fuori le guerriere del sistema solare esterno, ma anche tutto il lato misterioso. Poi dell'anime ho apprezzato ancora di più il character design, non lo so, secondo me è favoloso quello della terza stagione. E in più anche le colonne sonore erano bellissime, cioè non lo so, tutto, io ho apprezzato tutto di più della terza stagione delle altre. E come seconda scelta potrei dire appunto la quarta pure l'ho adorata con tutta la storia di Pegasus, non lo so, i sogni, è bellissima secondo me anche quella, ma soprattutto la terza. Domanda numero 4, preferisci il manga o l'anime? Allora, io sono cresciuta inizialmente con l'anime perché è stata, diciamo, la mia conoscenza verso Sailor Moon è data da questo, cioè dalla trasmissione televisiva, quindi il manga l'ho comprato successivamente, non posso dire altro su questo, quindi assolutamente direi l'anime degli anni 90. Ci sono cresciuta e certo Crystal anche è bello, per carità, ritroviamo questa fedeltà nel manga molto più veritiera eccetera eccetera, ok, però nell'anime degli anni 90 c'è qualcosa di più, non lo so, anche questa ironia dei personaggi maggiori che poi si trasformava completamente in questo valore, in questa appunto la paladina della giustizia, come può essere così goffa in realtà, cioè il mostrare di più questo lato goffo del personaggio secondo me ha reso ancora di più questa distinzione tra il soggetto, diciamo il personaggio principale, come cambia nelle stagioni e come diventa più valoroso. E poi diciamocelo, cioè io amo anche questo lato comico in un manga, in un anime, lo apprezzo molto di più, quindi secondo me è importantissimo che ci sia. Domanda numero 5. Qual è l'elemento principale che caratterizza la serie e la rende così speciale? Allora, appunto, un pochino l'ho già detto in precedenza, in quanto la paladina della giustizia è colei che appunto rende evidente il lato della giustizia, dell'importanza del difendere i più deboli, di vincere i cattivi sempre e comunque, di trovare una vendetta quindi sul male, oppure soprattutto il volersi sacrificare per un bene più grande, e quindi il salvare sempre e comunque la terra, sacrificare tutto pur di salvare la terra. E quindi questa importanza del bene, secondo me, è il lato più importante di tutti, del bene che vince sempre e comunque sul male. Domanda numero 6. Quanto pensi che la serie abbia influenzato la tua passione e i tuoi gusti nei riguardi dei manga? Sailor Moon è stato tutto, cioè Sailor Moon ha dato il via alla mia passione, cioè Sailor Moon è stato veramente il primo anime nel momento in cui avevo un cervello sviluppato, quindi che capivo quello che vedevo perché ero piccolina, prima magari andavo più per canzoni nel guardare i cartoni animati, è stato veramente il primo che ha dato l'input per far sì che io amassi questo mondo che è quello del manga, degli anime, ma anche del disegno, perché io amo disegnare grazie anche a Sailor Moon. Io in quel periodo più o meno ho iniziato a disegnare proprio la paladina della giustizia, quindi amare anche l'illustrazione, il disegnare fumetti è stato tutto grazie a Sailor Moon, veramente, cioè io credo che sia stata veramente importantissima Sailor Moon per me. Domanda numero 7. Cosa ne pensi di Sailor Moon Crystal e quali sono le tue aspettative per i prossimi episodi? Allora, come ho già detto, Sailor Moon Crystal l'ho apprezzato sicuramente tanto per la sua fedeltà al manga. I fatti che vengono narrati sono assolutamente gli stessi, non c'è nient'altro da dire. Quindi ritroviamo ogni arco che rappresenta proprio un capitolo del manga, non ritroviamo dettagli inutili, episodi filler che ritroviamo, diciamo, in enormi quantità nell'anime degli anni 90. Questo sicuramente è un pregio,
da non sottovalutare, però in Crystal manca qualcosa secondo me, forse dico così proprio perché io sono cresciuta con la Sailor Moon degli anni 90. Questa distinzione è molto molto forte proprio perché sono cambiate anche le generazioni, la tecnologia, il modo di pensare, quindi in un certo senso sì, si è cercato di essere fedeli al manga, ma nello stesso tempo anche di riadattarsi ad oggi. Quindi ritrovo una poesia maggiore nell'anime degli anni 90, un'empatia molto molto più forte, anche il lato sonoro, le musiche, le atmosfere regalavano sentimenti più forti, più evidenti secondo me. Non lo so, Crystal non mi sta regalando le stesse emozioni, probabilmente anche il character design non l'ho apprezzato più di tanto, anche se appunto anche in questo caso è più fedele al manga. Però che vi devo dire, io ho amato quello degli anni 90, però appunto eccola questa è appunto Sailor Moon Crystal. E posso dire che il character design probabilmente è più giusto così, ecco. Domanda numero 8. Hai mai visto musical o live action dedicate a Sailor Moon? Allora, musical no. Live action sì, avevo iniziato a vedere qualche episodio. Io non posso ridere, scusate, cioè. Allora, non è per screditarlo, per carità, perché comunque sia un live action non potrà mai essere costituito da effetti speciali così assurdi, appunto, da film hollywoodiani, o comunque sia le giapponesi sono le giapponesi, non hanno questi tratti, non hanno questi capelli, c'è poco da fare. Però nell'insieme posso dire che è carino, è molto carino, dai, simpatico, assolutamente originale. L'unica cosa che, ecco, veramente proprio, cioè, secondo me potevano evitarla, era Luna. Luna è veramente un peluche, cioè, veramente inguardabile secondo me. Almeno in quel caso si potevano impegnare di più, prendere un gatto vero, magari anche se non aveva la luna vera o comunque sia se non era di quel colore, però cioè era più veritiera come cosa, non lo so. Luna no, proprio no, scusate, ma proprio no. Domanda numero 9. Stai acquistando il nuovo merchandising relativo alla serie? Se sì, cosa ti piace di più e cosa vorresti che fosse prodotto in futuro? Allora, come vedete da qua, io il merchandising recente lo sto acquistando, sicuramente non da collezionista malata, cioè non malata perché non è un termine, diciamo, brutto, che voglio dire, più da otaku. Otaku secondo me non è un termine dispregiativo, almeno in Italia non è così, quindi non proprio da otaku incallita, però qualcosa ho acquistato, più che altro ho acquistato merchandising inerente ai giochi preziosi di quando ero bambina. Avevo di tutto, Barbie, penna lunare, la corona, lo scettro, i carillon, tipo Gashapon che erano usciti, quelle in versione cibi, di tutto. Ah, il castello lunare avevo anche. Comunque, ritornando ad oggi, quindi da adulta, posso dire che ho acquistato soprattutto i Gashapon relativi alle spille, che secondo me sono molto carine e non costose come le Proplica, che secondo me sono veramente inaccessibili, almeno per me. Le ho apprezzate molto e le sto cercando di collezionare. Oltre questo, io sono più amante di action figure, posso dire, appunto, come vedete. Questo è il mio gioiellino, l'adoro, è bellissima secondo me, è fatta veramente molto bene questa di Crystal. Sto iniziando ad acquistare anche quelle per il 20° anniversario dedicate agli anni 90, però posso dire che la mia speranza per il futuro, appunto, è che producano molte statuine di questa, diciamo, tipologia inerente proprio a Sailor Moon Crystal, e quindi che facciano tutti gli altri personaggi, perché secondo me sono fatte veramente molto molto bene, anche se i prezzi, detto tra me e voi, non sono proprio accessibili. Cioè, a parte questo, posso dire che appunto le acquisto e le continuerò ad acquistare.
Bene ragazzi, il video finisce qui. Sì, come al solito sono molto prolissa, lo so, perdonatemi. Però ecco, ci tenevo a fare questa intervista fatta bene perché Sailor Moon è stato veramente tanto importante per me. E niente, ringrazio ancora tantissimo SailorMoonWorld.it per questa intervista e spero mi seguirete sul mio canale. Ciao!